Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo episodio su Papers, Please. Non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito a iniziare col giorno quarto. Col giorno 4, scusate. Allora, vediamo oggi, siamo al 26 novembre del 1982, sempre, vediamo le guardie che arrivano. Ok, e le regole di oggi sono che i cittadini di Arzotska devono mostrare la loro card ID, mentre gli stranieri devono avere anche un permesso d'entrata. I pass through the region of stay couple weeks. Ok, tutto regolare. La foto, sì. Controlliamo la scadenza. Ok, perfetto, puoi entrare, amico. Vai, vai. Lui passa solo di transito, quindi non dovrebbe fare molto. A posto, avanti un altro. Ok, vecchietta. Ah, sei un escort? No, non sei un escort. Identity card. Ok, è di Arzotska, però i documenti non ci sono qua. O basta solo questo, non lo so. No, non credo. No, ok, allora dobbiamo prendere il yearbook e il passaporto. Dov'è? Come cos'è il passaporto, amico? Non puoi entrare. Riprenditi il tuo ticket ID, mettiamo a posto il dito. Avanti un altro, su, veloci ragazzi, che dobbiamo smaltire tutta questa fila. Visit duration of stay a few days maybe. Ok, lei non ha l'entry permit, ha solo il ticket. Intanto controlliamo se il passaporto è scaduto. Ok, è regolare, però non ha l'entry permit, bella. Come facciamo? Che devo fare, ragazzi? Non può entrare. Mi dispiace. Non hai l'entry permit. Tornatene a casa. Bullshit, mi dispiace. Altro, dai, una bella signora, mi sa di escort questo. No, invece. Duration of stay, couple days, ok. Dovrebbe andare tutto perfettamente. La foto sembra corrispondere. Questo qui, ok. Puoi entrare, signorino. Cioè, signorino, adesso. Bella signora. Cazzo, non abbiamo controllato la data del ticket. Mi dispiace. Mi sono scordato. I'm so happy that the boy will visit my son. Duration of stay 6 months, ok. Matevin Blovska. Adesso controlliamo tutto. Anche questo qui. È scaduto, mi dispiace. No, non puoi passare, amico. Non puoi passare, il permesso d'entrata è scaduto. Mi dispiace per tuo figlio che ti aspetta a casa, però se ci tieni veramente. Infatti il permesso di entrata valido. Ok, signora. Only to visit. Ok, 2 settimane, girl. Ok, tutto con bacia. Non dovrebbe essere scaduto. Ok, tutto correlato. Vediamo se è scaduto il passaporto. Ai, è scaduto il passaporto. No, non è un errore di tipografia, signora. È lei che si scorda le cose. Ha una certa età, mi dispiace. Torni a casa. Oggi non sta passando nessuno, nessuno è in viaggio. Nessuno vuole visitare questa magnifica cittadina. Vabbè, andiamo avanti noi comunque. Perché sei qui? Immigrato, forever young. Ah.
Granted to Thomas Murphy. Ma mi sa tanto di... Aspetta, vediamo se è scaduto. No, è tutto a posto. È un immigrato però. Cosa dobbiamo fare con gli immigrati? Il permesso è giusto. Il numero di passaporto combacia. Ok, penso sia giusto. Vediamo se dice qualcosa nel libro delle regole. Ce l'ha. Dovrebbe andare. Credo vada. Puoi entrare. Sei un immigrato, sarai qui per sempre. Però è tutto regolare, quindi entra pure. Adesso vediamo se ci esce magari sulle cose che... Ah, vaffanculo, cosa abbiamo... Cazzo il nome. Abbiamo sbagliato il nome, ragazzi. Che cazzo è sto coso? OMG! No, 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 tu... Cioè, lei hai pure falsificato il passaporto, no? Stai scherzando. Anenti permitted, beh, scusa. Non me l'ha dato. Vabbè. Ma è falso sto coso? Cioè, che cazzo è sto coso? Non ci credo. È falso. Non lo so. No, no, ma che cazzo è sto coso? Pre-approved. Io non so che fare. Secondo me è falso. Ce l'ha. Vabbè, proviamo a farlo passare, non lo so, non mi è mai successo. Però secondo me è falsa questa cosa. Non lo so. Vediamo adesso ci uscirà il foglietto rosa, ne sono sicuro. Oh, grazie amico, cos'è? Una spilla, grazie mille. Ah, ok, non è una città reale quella lì. Bene. Ok. Cova Sodà, sì, le foto combaciano, è di Arzotska, ce l'ha l'ID card, vediamo se è scaduta però. No, non c'entra niente, dobbiamo vedere se il passaporto è scaduto, giusto. È tutto a posto, puoi entrare, bello. Credo. Perché qui dice però, un attimo. Qua dice Dob e Dob. Non lo so, proviamo a farlo entrare, vediamo cosa succede. Non so cosa significa quel Dob, sinceramente. Ok, il Dob era sbagliato. Bisogna controllare anche quello. Saremo più attenti dalla prossima. Ok, bene, iniziamo ad andare in perdita. Bisogna comprare il cibo perché sono tutti affamati. Non possiamo fare un cazzo. Niente, direi che non possiamo comprare niente, amici. Ci abbiamo il figlio malato. Adesso proveremo a stare più attenti dal... Ok, non ho tolleranza per la delinquenza. Ok, hanno mandato la nostra famiglia a casa. Porca troia. Ci hanno arrestato perché siamo andati in bancarotta. Ok. Quindi possiamo ricominciare dal giorno 3, adesso non lo so. Main menu. Storia. Ok ragazzi, non so che dire, ricominciamo dal giorno 4, stavolta staremo più attenti. Vediamo di riuscirci a guadagnare i soldi. Siamo sempre di nuovo al 26 novembre, ormai le regole le conosciamo. Le conosciamo benissimo, proviamo a... Non avere neanche una segnalazione foglio rosa. Allora, signora, 3 mesi. Ok. E il numero di passaporto corrisponde. Femmina, corrisponde tutto. Questo qui è sbagliato. No, è giusto. Ok, tutto corretto. Samara Organovna. Ok. Bene, signora. È tutto in regola. Tutto in regola, grandissimo. Non mi
mi fa fare tante storie. Andiamo avanti. Chi si presenta? Ah, una bella anzianotta. Transit, 14 giorni. Ok. Qua passaporto, poi risponde, vediamo se non è scaduto. Ok, questo giusto, tutto giusto. Jessica Aureus. Numero del passaporto totalmente corretto. E può entrare anche lei, signora. Signora bella, vada a casa. Su. Vada a visitare i suoi amici, come aveva detto. Oh, questo chi è? Ai. E cos'è sta cosa? Amico, non hai... che cazzo, non hai il permesso di entrata? Come cos'è? No, non puoi entrare, mi dispiace. Senza il permesso di entrata non vai da nessuna parte. Prenditi un permesso, mi dispiace. Paga di più la prossima volta. Avanti, avanti, su, in fretta. Che c'è tanta gente. Ok, un bel maschio stavolta. Ok, lui è di Arzotska. Come risponde? Aia. Perché qui c'è scritto che sei una femmina? Ah, perché? Perché fate i cazzoni, ragazzi? Fate le cose per bene. Vedete che poi non andate da nessuna parte. Avanti, avanti, su. Uno con i documenti in regola, possibilmente. Ok, straniero. Vediamo quanto dice. Ok, 6 mesi. Il passaporto corrisponde. La foto corrisponde. Il nome anche. Andiamo a vedere le date di scadenza. Aia, aia. Ah, è la signora di prima che doveva andare a visitare suo figlio. Mi dispiace per lui, però deve metterti bene con i documenti. Non sei vecola così. Mi dispiace veramente. Visiti in France, 2 mesi? Come 8 weeks. Qui c'è scritto 2 mesi. Vabbè, sì, 8 settimane sono 2 mesi, sì, giusto, giusto. Tutto giusto, corretto, ok, femmina, sì, numero corretto, visi, 2 mesi, perfetto, lei è regola, signora, può entrare tranquillamente. Non ci sono problemi. Avanti un altro, dai, che stiamo per chiudere la giornata, fate in fretta. Dammi i documenti, tu sei di Orsoska. Dob 26 11 39, perfetto maschio, le foto combaciano, il nome combacia, dovrebbe essere tutto giusto, vediamo se non è scaduto il passaporto. Sì, è giusto, puoi passare, credo di non aver fatto errori, dovrebbe essere giusto, speriamo non sia scaduto doloroso. Ah, vecchietto, anzianotto. Ancora. Ma come mai tu ti presenti ancora qua con questo documento falso? Cioè, amico, sta cosa non esiste. Aspetta. Prendiamo il libretto. No, ok, niente. Non puoi entrare, basta. Vai a casa. Ok, gliel'ho detto lui in automatico. Io l'avevo detto che quello era il passaporto falso, però purtroppo sbagliando si impara, e quindi adesso... Oh, bel giovanotto, sei di Arzotska, perfetto. E che cazzo è qui, amico? Che stai... ci stiamo prendendo in giro? Di chi è sto coso? Ma vattela via lì dentro, non puoi entrare, bello. Oh, cos'è sta cosa? Cazzo, ho sbagliato. Che figo, bisognava controllare le impronte digitali per verificare se è veramente una foto vecchia. Stavo parlando in inglese. Transit. Ok, 2 settimane.
il passaporto, numero che risponde, foto anche, femmina, ok, nome perfetto. Aspetta, è scaduto il passaporto però. No, con questo, devi confrontarlo con questo. No, non è un errore tipografico. Tornatene a casa. Tornerai un'altra volta con i documenti in regola. Dai, dai, veloci. Continua comunque la fila nonostante io continui. Scusa, ma se stiamo a pian giro. Dov'è il passaporto? Te lo sei scordato a caso? Cos'è il passaporto? Bello questo. No, tornatene a casa, bello di zio. Mi dispiace. Comprati un passaporto. Fatelo falso, ma deve essere in regola. Avanti un altro, su, 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 con quella coda. Oh, bel giovanotto. Immigrating, ok. Numero che risponde, anche il nome, perfetto. Vediamo se è scaduto il passaporto. No. Questo qui. Regolare, attenzione, un immigrato regolare. Ok. No, puoi entrare, scusa, stavo sbagliando. Vai, vai, vai. Entrami. Perfetto ragazzi, ok, abbiamo sbagliato sull'ultimo, non dovevamo far entrare i migrati. Ok, l'abbiamo preso comunque in culo perché non possiamo fare niente. Dobbiamo tenercelo così ragazzi, allora non abbiamo guadagnato praticamente niente, però almeno ci siamo risparmiati la galera. E per questo episodio è tutto. Ormai io adesso sto cercando di fare meno errori possibili, andando avanti sto capendo le difficoltà. Comunque, se avete altri giochi da consigliarmi, scrivetemi un commento e lasciate scritto anche se il gioco e la serie vi sta piacendo e se la devo continuare. E datemi anche dei consigli. Ci vediamo al prossimo episodio, bella!